Ciao a tutti ragazzi, sono Dev e bentornati sul mio canale. Eccoci qua con un nuovo episodio su Far Cry 6. Continuiamo, non ci perdiamo troppo in chiacchiere. Siamo ancora alla fine al prologo, quindi c'è poco da dire. Siamo naufragati apparentemente dopo l'attacco di Castiglio. Si chiama Castiglio? Sì, Castiglio. Vabbè, no, di Gasfring, quello è Breaking Bad. Esatto, lui. E niente, apparentemente, strano, no? Siamo gli unici sopravvissuti. E niente, insomma, adesso dobbiamo parlare con Clara. Vediamo, vediamo. Io rinnovo la domandona da 1 milione di dollari. Sarà figa? Scopriamoli insieme. Buona visione. Show your face before you shoot me. I'm Danny, a friend of Lita. Silenzio. You are the only survivor? Answer me. I said, are you the only survivor? Sì, lucky. Lita knew the risks. That's all you have to say? You're here. That's what matters. Just a second, hermana. I'm getting the hell out of Yara. But you're in my camp. I need a place to stay. A few days. Libertas no charity, hermano. Lita said you would help. Lita also said you weren't a pussy. Come mierda! You're an orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Remember, Danny, Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. When tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with library cards? I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. A Yara free of Castillo's. Simple. Simple. Castillo's got what? 300,000 troops, I count 6 burnt out guerrillas, and you with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Hit a Viviro tobacco plantation, snatch some fuel, and go home. But Castillo's forces were waiting. Got us down from 60 to 6. You need to get back to your base. Yes, but this island is surrounded by a blockade. We don't have boats, we don't have much gear. And we are not leaving until that Viviro plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all this is legit? This map is old as hell. Made for turistas. Yeah, it's out of date, but you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. You'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like 1,000. You know I'm not a guerrilla, right? You tell Lita that. I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. Settle in, and let me know when you want to pay your rent. Ok. Attenzione, abbiamo un fall. Ti devo dire.
Va buono. Ah, vabbè, ok, questa è la missione. E vabbè, andrei direttamente là. Passiamo da queste cose. No, vabbè, queste saranno cose che possiamo prendere pure dopo, quindi andiamo un attimo dritti, va. Questa te è Muni? Ah, rottami. Queste cose si biono. Magari si rigenerano anche col tempo. Sarebbe il top. E queste, raga, lo sapete che. Ma ok, no, è lei per quella. Quindi deve. Ah, ok. Vabbè, sì, non c'è bisogno di leggiamo, ce l'hai già detto. Vabbè, credo che comunque non ci sia troppo da vedere. Va bene. Questo è un po' il campo base, la baraccopoli in realtà. Questo? Tieni. Ah, maglia delle munizioni. Questo cos'è? Il banco da lavoro? Che probabilmente ancora non ci fanno usare. E va bene. Opera, aumenta lievemente la resistenza alle munizioni. Anti-uomo dirompenti perforanti. Ok. Sicuramente è meglio della nostra. Oh Cristo, un po' troppo. Mazza, ma è rosso, cioè proprio. Beh, io ho aumentato un po' i colori del mio schermo, ma io lo vedo rosso. Rosso fuoco, ragazzi. Un po' eccessivo. Ci avrà? Sium. No. Sium. Oh no! Gli ho fatto danno! Scusa! In the worst fucking cantina in Yara, or is it Colombia? Kirat, Chechnya. Leave the bottle. Let's work for you. De nada. Guapo, you listen. Rule 16. The guerrillero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortez. What do you think gave it away, Wapo? This isn't a fucking zoo, abuelo. Clara sent me to find you. See, I learned long ago never to doubt her. You will too. Hey, I know you. Don't think so. Yeah, I know you. It's like I'm looking at a mirror, Wapo. What are you talking about? Those eyes, guerrilla. You got a taste. You convince yourself you're a hero, but you wake up a junkie, just like Juan Cortez. This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. A la pinga! You fucking rat. You were more dead anyway. What the fuck? See, Guapo is in love with you. And I ruined the only copy of my book. Bueno, mis socios, vámonos. Once again, we have outstayed our welcome. Ah, ok, ci sta, posso dire ci sta. Ok, lootiamo come prima cosa. Salve. Ah, è automatico questo fall. Pensavo semi. Oh Cristo! Bro! Pazzo in culo il bro! Oh Cristo! Come ci si cura? Zed, ok. Ma il sigaro, ma in che senso? Rinculo un po', eh. Neanche per il discorso del FOV che vi dicevo, by the way, eh.
Ok. Mi piace il fatto che lutti da solo. Eccoci, eccoci. Wapo wants to be your friend. Or maybe he just needs to take a dump. Only one way to find out. Che senso? Così, de botto. De botto. A carezza. Good croc. Vabbè, ok. Andiamo. Ammazzare altra gente? Oddio, ti devo dire. Ci sta. That means the watchtower just got a supply drop with some of the rarest materials you'll find in Yara. And you are going to go get it. Now you want me to steal shit for you? Gunpowder and Supremo Bond. The cerveza and chaser of Resolver. I'm gonna teach you to make shit for weapons. Because making shit for weapons is cool. And it's rule number 9. Always use the right tool for the right job. You coming with me? Fuck no. You got Huapo. You can tear shit up with him. But if you want to be sneaky, leave him behind. That cutie loves to make a mess. No, no, sti cazzi, tanto silenziatori non abbiamo. Quindi è lo stesso. No, solo col macete non c'ho cazzi. Allora, dunque. Weapon or not, the military will shoot me on sight here. Sì, sì, ma cazzo mene. Noi siamo qua per far bordello. Tac. Ah, minchia, così è vista. Guapo, ammazzalo, zio Pera. Sei un cazzo di coccodrillo. Dove stanno? Ottimo. Dai. Basta fare l'inculo un botto e c'ha solo 20 colpi. Dunque. Oppela. Ottimo. Beh, oddio, non proprio il top, eh. C'è ancora... Non lo so, vabbè, prendiamo qua le cose. E l'ultima qua. Ottimo. Un MS-16. Che tra l'altro... Vabbè, scusate, ho interrotto. Mi sa che possiamo cambiare proprio così al fly. Eh già. E quasi quasi, siccome come vi ho detto non mi fa impazzire, io metterei questo. Andiamo? Oh, scusa, bro. L'ho rifatto. Dai, andiamo? The legend returns. The legend needs to piss, Heffa. Who's she? She was a journalist who dared call Anton fascista. Now she's an outcast, a slave for his paradise. And she's not the only one, Danny. C'era che proprio brutta st'armatura. Dio santo. Time you learn about Resolver, Danny. When I was 6, I rigged my first bike with a chainsaw motor. The blockade means I have to resolver every day, Juan. Nah, that's survival. For a guerrilla, resolver isn't just making do with what you have. It's inflicting chaos with everything you've got. Keep talking. A guerrilla's best weapon is the workbench. Go ahead, Danny. Sono d'accordo. Allora... Let's fix that. Sì, ma io voglio la MS-16, non il FAL. Devo per forza? Ma che palle? Always use the right tool for the right job. In this case, it's gunpowder and scraps. Sometimes I lie awake at night asking myself, Juan, how can you kill people faster? The answer is soft target rounds. Okay. Excellent, Danny. Now you can pop enemy flesh like a ripe watermelon. Okay? Let's go. Ah, okay, l'ho fatto apposta. Let's say your target remembered to wear their helmet and vest today. Ok, insomma, perforante, vabbè, si è capito. Oh. Sì, ci sto. Lievemente, però. Non so se possa... Cioè... Lievemente? Cosa significa? Che ci sono vari stadi di silenziatura, silenziamento? Beh... Ok, quindi qua abbiamo finito. Lo so, bro. Ok.
Operation complete, un tipo unico, abbastanza, abbastanza. Bene. Ok, rubi materiali, va bene, si era capito, va a caccia di animali, ok, vabbè, ok. Quindi dobbiamo parlare con lui, ma signori, io ho fatto una registrazione unica, ma sicuramente ve lo taglierò a metà. E direi che possiamo fermarci qua. Fatemi sapere se questo gioco può piacervi. Io avevo in mente di portare un po' il walkthrough di Far Cry. Quindi sicuramente le missioni principali, magari anche quelle secondarie, non lo so, devo vedere. Io di solito gioco un po' tutto. Quindi, bro, ce la puoi fa. Quindi credo anche quelle secondarie. E poi i vari episodi di stealth, eccetera, eccetera. Però vedremo, magari se vi fa cagare, magari poi mi rompo il cazzo io, magari va a finire che sto gioco fa cagare. Non lo so, vedremo. Comunque, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, like, commentino per l'algoritmo, iscrizione, che è la cosa più importante. Poi mi raccomando, condivisione e campanelline, che aiutano sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per la visione. Lobby.